Semifinale d'andata, protagonista di questo match che vede in campo due delle quattro squadre che possono ancora giocarsi il titolo. Non cambiate canale, sta per andare in scena il match con il Napoli che affronta il Milan. Semifinale che sta per avere inizio, i tifosi non stanno più nella pelle, sono pronti anche oggi a trascinare la loro squadra, vogliono la finale, è una sfida tutta da seguire, rimanete con noi, chiedo subito un pronostico a Stefano Nava, c'è la grande attesa, non si è parlato d'altro in settimana, pensi che la pressione possa pesare? Fa parte del mestiere, sono o non sono dei professionisti e sanno a cosa vanno incontro. In molti farebbero volentieri a cambio per essere in campo oggi al loro posto. Poi è normale che c'è chi riesce a gestire più o meno bene la pressione. L'importante è che non subentri la paura di non farcela, la tensione. Se gestita bene può regalare ulteriori energie e motivazioni extra. È tutto pronto per le emozioni della sfida tra Napoli e Milan. Tielemans, Grimaldo. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. Un brutto cliente, non c'è dubbio, per la difesa avversaria, soprattutto dopo l'euforia per la tripletta messa a segno nell'ultimo match. Prova a salire lateralmente il Napoli. Buon possesso palla, cercando spazi. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Hanno metri a disposizione. Buona l'intuizione qui, palla che filtra benissimo, ha provato l'anticipo sui difensori ma c'è la posizione di offside. Bene Busquets qui che recupera il pallone. Occhio a Delaney, Fabian. Niente da fare, gran recupero difensivo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenta qui la difesa, palla allontanata. La difesa spazza via il pallone. La spinta rossonera lungo la fascia. Gran dribbling. Attenzione al tiro. Attenzione, la palla è lì. Si resta dunque sul risultato di parità. Portiere protagonista, con un intervento prodigioso. Era un'ottima occasione in contropiede. Nkunku. Può attaccare il Napoli, norma del vantaggio. Ecco il tiro. Non sbaglia qui Donnarumma. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Palla che è uscita. Si ripartirà con la rimessa laterale per il Milan nella tre quarti avversaria. Busquets. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra. Vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per le ripartenze. Attenzione al movimento dei compagni. Il Napoli conquista la rimessa con le mani. Fabian. Delaney. Gioco fermo e calcio di punizione per il Napoli. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Gran tiro, straordinario intervento del portiere che salva porta e risultato. Hanno rischiato grosso qui, conclusione che sembrava destinata in fondo alla rete. Occhio al corner, palla che viene rilanciata in avanti. Ünder. Acuña. Sergio Busquets.
Fabian. Palla interessante nello spazio. Acuña. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Grande intervento per liberare l'area. Palla in out, sarà rimessa laterale per il Napoli in zona d'attacco. Fabian. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Nkunku. Tielemans. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Cercano il buco nella difesa avversaria. Può metterla da lì. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Un gol pesante quello del Milan in chiusura di primo tempo. Ottimo modo per godersi il riposo in vista della ripresa. Match che riprende con il Milan in vantaggio dunque. Delaney. Hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di... Comincia la seconda parte di gara con il Milan fin qui avanti. Lozano. Delaney. Delaney. Busquets. Apre il gioco. Contrasto riuscito, palla che rotola via. La mette in mezzo. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Delaney. Nkunku. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Stefano, che ne pensi della prossima partita del Milan? Affronterà il Bologna nel prossimo incontro di A. Si preannuncia una gara equilibrata. Entrambe le squadre hanno il potenziale per portare a casa la vittoria. Distinto il difensore. Spazza via. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Occhio al corner. Il portiere raccoglie il pallone senza problemi. Oscar. Busquets. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Cambia dunque l'assetto in campo con questa sostituzione. Tecnico che vuole evitare cali di concentrazione. Stanno vincendo, ma guai a mollare. Prova da lontano. Comodo l'intervento del portiere sul tiro dalla distanza. Si immola il difensore. Prova la botta. Murato dal difensore. Recupera palla intercettando bene il pallone. Ottimo intervento senza fronzoli. Palla riconsegnata agli avversari. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Grimaldo. Samu Castillejo. Pallone recuperato senza problemi qui. Napoli a caccia del pareggio, trascinato dall'entusiasmo dei propri tifosi. Perfetto oggi nei passaggi.
Grimaldo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Samu Castillejo! Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Difesa certamente da rivedere, ma ottimo il movimento a liberarsi dell'attaccante. Ha dimostrato un grande fiuto del gol. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Un altro ottimo tocco. Oscar. Lozano. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico. Palla interessante nello spazio. Fabian! Hanno il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. Il Napoli in gol! Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza. Grandi responsabilità su questo gol. Sono d'accordo, Pier. Si è concesso una gita fuori porta, un picnic costata cara alla sua squadra. Il punteggio adesso è di 2-1. Cercano spazi. Prova da casa sua. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta. Non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Capisce tutto Busquets. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno farselo bastare, Pier. Tielemans. Prova a sorprendere il portiere. Se avesse segnato qui si sarebbero portati a più 2. Ma il pallone invece è terminato sul fondo senza creare problemi al portiere. No, non era facile, va detto. Conclusione comunque da lodare per tecnica e coordinazione. Elvedi. Lozano. Ancora 3 minuti da giocare. Oscar. Delaney. Januzaj. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Spazzano via il pallone. Altri 120 secondi da giocare. Elvedi. Pallone intercettato senza problemi. Si porta in mezzo. Cerca la rete. Ribatte il difensore. Risultato